Niente obbligo di acquisto in negozio e una serie di regole per consentire a tutti di incontrarlo e di avere un suo disegno originale. Questa è la ricetta di Zero Calcare, il famoso fumettista di Re Bibbia, per la lunga sessione di firmacopie andata in scena alla Feltrinelli. Dopo il tour di novembre, in occasione dell'uscita del primo volume Macerie Prime, Zero Calcare torna nelle librerie e torna a Napoli in occasione della stampa di Macerie Prime 6 mesi dopo. Al piano interrato della Feltrinelli di Chiaia erano in tantissimi, soprattutto giovani e giovanissimi, ma non solo, ad attenderlo e ad aspettare pazientemente il proprio turno per poterlo vedere all'opera, intento a disegnare i personaggi che l'hanno fatto amare dal pubblico. Hai fatto il libro per i lettori più grandi, probabilmente, e oggi qua sono tutti più piccoli di te. Che sta succedendo? Sì, in realtà ero con grande scopo, mi accorgevo di questa cosa, che sono quasi tutti più piccoli di me, e però quando ero uscito dalla provinciale da Marillo 7 anni fa, quelli che incontravo erano più o meno miei coetanei o un pochettino più piccoli di me, non così tanto. E quindi la domanda è, quelli più grandi della mia hanno smesso di leggermi o sono morti nel frattempo? Sono figli e soprattutto uno che ha così tanti anni di meno, come, perché gli interessa una cosa che è un libro che parla dei nuovi 35 anni depressi?